Buonasera, sempre qua in diretta da Milano e benvenuti anche oggi a The Day, il programma per me numero uno. Questa sera con noi per la puntata Dio li fa, ma in questo caso di sicuro non li accoppia, Elena Santarelli e Matteo Borbone. Che devi subito? Meglio chiarire. Allora, di solito questo breve spazio che ci separa dal reale inizio della puntata, chiedo a entrambi i miei ospiti di usare le loro capacità seduttive per convincere chi ci sta guardando a restare qui. Allora, facciamo che a questo giro questa cosa la fa solo Elena per evitare strascichi legali. Va bene. Allora, prego Elena, seducimi. Quella è la... Sì, quella. Quella. Se la smettete di cambiarla, quella. Sì. Vi prego, rimanete con noi per tutta la puntata, grazie. Rifallo. Lo riparà ancora. Prego, rimanete con noi per tutta la puntata. Lo riparà ancora e ancora e ancora. Altra foto con G-Day. Che esplora le notizie del presente per intuire cosa resterà di questo giorno, di questo 14 novembre, negli anni futuri. Questo compito stasera affidato alle mani sapienti di Elena Santarelli e alle mani e basta di Matteo Bordone. Elena, prima di cominciare ci hai mostrato queste inutili metri di cosce che hai. Allora, ti va di dire qualcosa di irrimediabilmente tonico per cercare di tenermi su, così far starmi sveglio Matteo Bordone per i prossimi 28 minuti? Da qui a lì, però non devo andare lì. Perché se vai lì cambia qualcosa? No, non so. Vai. Io pur di vederti camminare con quelle cosce, secondo anch'io. Me... Qual è la camera? Quella? Quella accesa, la lavori 20 anni, tipo quella accesa. Amore, è da tanto che non lavoro. Se stai sveglio ti faccio contare tutte le mie doppie punte, Matteo. Matteo Bordone si è tolto gli occhiali. Quando Matteo Bordone si è tolto gli occhiali, paradossalmente perché vuole vederci meglio, ma questo lo scopriremo tra poco. Allora, come sempre, alla fine della puntata, mentre Matteo si riprende da questa ventata di sensualità, proveremo a liberare uno dei nostri spettatori da un'incombenza, da una scocciatura della vita sua, con il nostro quiz Cancella il debito. Il concorrente estratto quest'oggi dal nostro notaio Luigi Cambri, sempre presente, sempre attento, è Giovanni Soru, ma è un altro sardo. Sembriamo una lobby, è un capo, l'hai estratto. Giovanni Soru, che sicuramente è insulare. Sì, vendi lavanda? Non vendi lavanda per... Vendi lavanda? Vendi limoni? Vende limoni, benissimo, vai a microfonarti, se no ti dà un calcio Matteo Bordone. Elenuccia Carabella. Parliamo subito della prima notizia di oggi che riguarda l'ultima moda per chi vuole buttare via i soldi pubblici. Un esponente dell'Italia dei Valori, soldi del partito giocati al video poker. Arrestato ieri l'ex capogruppo dell'IDV alla Regione Lazio, Vincenzo Maruccio, secondo gli inquirenti si sarebbe impossessato così di circa 1 milione di euro del partito, di cui oltre 100.000 euro dilapidati al video poker. Adesso voglio dire che c'è di male. In fondo si tratta dell'Italia dei Valori, quindi intesi anche come oro, pietre preziose, contanti di piccolo taglio e banconote non segnate e di numero di serie non consecutivo. Allora, Elena, 100.000 euro di soldi pubblici sperperati per il gioco d'azzardo. Allora, tu qual è il vizio che ti ha fatto sperperare più soldi nella vita tua? Ma i prodotti beauty, le creme, questi prodotti inutili. Perché c'è tanto corpo da idratare. Sì, hai ragione. Tanta superficie. Comunque... Quando faccio i massaggi, le estetiste mi fanno pagare doppio perché dicono che la mia gamba è più lunga rispetto alle altre clienti. Guarda, a me non succede mai, anzi a qualcuno succede perché è più larga la circonferenza. Comunque, è la stessa cosa, eh. Lui secondo me si è sbagliato perché IDV, poverino, l'ha inteso come Italia dei videopoker. Ma tra l'altro i soldi che paghi sono tuoi, c'è certo, questo piccolo certo. Dettaglio. Allora, Matteo, una notizia veramente disdicevole, questa non trovi? Sì, vuoi condannarla a tuo modo? Ma sta, cioè, è come menare uno
Okay. Uno che? Niente, che già non si sente bene di suo, diciamo, volevo dirne un'altra, ma che non si può dire a quest'ora. L'Italia dei Valori è un partito che proprio Report, che è il programma che ha raccontato per primo in maniera chiara questo scandalo 100 volte da del finanziamento settimane... dei partiti, l'ha ucciso definitivamente, quindi ormai lasciamo che facciano da soli, che si... Ci lamentiamo sempre che i politici sono distanti dalla gente comune, ma che cosa rende un uomo più italiano che buttare via i soldi non suoi al videopoker? Allora, per questo è bello anche darvi dei modi, dei piccoli consigli che possano aiutarvi a riconoscere che il vostro politico ha la passione per il gioco. Noi vi diamo 3 segnali. Allora, il vostro politico ha la passione per il gioco d'azzardo se, per dire che appoggia le idee della sinistra, dice punto tutto sul rosso. Ha la passione per il gioco d'azzardo se, come moneta di Stato, propone di abbandonare l'euro e di passare alle fish. Ha il gioco per la passione, per il gioco d'azzardo se al rialzo del PIL risponde con un chip. Questa era proprio per viziosi seri. Matteo, tu a quale gioco? Quale gioco saresti disposto a rischiare di perdere 100.000 euro tuoi? Io di mio di solito mi occupo e passo il mio tempo, perdo il mio tempo, passo il tempo con i videogiochi, quindi con 100.000 euro comprerei più o meno tutti quelli mai prodotti da quando ho cominciato a farli. Però devo dire che il poker, quello all'americana... Un passatempo adulto comunque, un passatempo molto adulto. Molto adulto, molto adulto. I videogiochi fanno più soldi del cinema. Comunque, io direi il poker, quello all'americana. Il Texas Hold'em, devo dire no, che... No, che ci sono quelli là con il cappelluccio. No, che è, è da psicopatici, però ti tira dentro. Ma io voglio i nomi di chi guarda quel programma, con la gente... Io se sto cambiando lo trovo, sto lì. Ecco, e questo vi fa capire un po' come è messa la gente media che guarda quei programmi. Allora, in fondo però, cosa saranno mai 100.000 euro di soldi pubblici buttati in macchinette dal tabaccaio? Allora, l'opinione pubblica italiana è ormai forgiata da ogni tipo di spreco e non si stupisce ormai praticamente di niente. Meno male che ci siamo ancora... noi a darvi qualche piccola scossa. Vi abbiamo proposto che il videopoker diventi non una delle tante uscite, ma l'unica delle entrate dei nostri politici. Ecco le vostre sincere, istintive, passionali risposte, tutte vere, alla nostra rubrica Come lei saprà. Prego. Come lei saprà, il finanziamento pubblico è stato abolito. I partiti si potranno finanziare solo attraverso il videopoker. Lei è d'accordo? Videopoker. Sì, sono d'accordo con questa cosa, è una cosa finanziaria di questo governo italiano, facciamo subito. Per niente, mi sembra una cosa dell'altro mondo. Il videopoker è divertente. No, nel modo più assoluto, perché già i bambini sono davanti ai videopoker, se poi mi finanziano con quei soldi anche i partiti... Da domani le macchinette dei videopoker verranno sistemate in tutti i ministeri, lei cosa ne pensa? Io sono contraria, se la Merkel sarebbe venuta lì farebbe la figura dei poveri ignoranti. Si sarebbe. Non correggere il pedone. No. Allora, Elena... Ci sarebbe un modo per rimpinguare le casse dello Stato in maniera pulita e limpida? Il tuo calendario, un tuo calendario secondo me risolverebbe un sacco di problemi. Ma già fatto. Già fatto, ma secondo me la gente ti dedicherebbe ulteriori autocertificazioni. Allora, c'è una causa per cui saresti disposta ancora a offrire il tuo febbraio, il tuo marzo, il tuo aprile più seducente? Ma seria adesso, parliamo seriamente. Ma tu puoi scegliere la serietà con la facezia come credi. Sì, ma per i bambini bisognosi sì. Ti spoglieresti ancora? Per i bambini bisognosi sì. Bambini! Rimettiti gli occhiali. Bambini, Matteo. E c'è un fanciullino dentro. No, non per i fanciulli dentro, per i fanciulli e fuori pure lo farebbe. È facile così. Allora andiamo avanti con la seconda, quindi comunque questa qua è un modo, una notizia già, lei si spoglierebbe per una causa benefica. Seconda notizia, parliamo di una fabbrica dei sogni che rischia di diventare una fabbrica di incubi. 2012, area di crisi per il Festival del Cinema di Roma. Purtroppo bilancio negativo per il Festival del Cinema di Roma, ancora in corso, pochi spettatori, star assenti e incassi deludenti purtroppo. Anzi, visto che va avanti fino alla fine della settimana, amici romani, correte a sostenere il cinema e a vedere i film proiettati al Festival di Roma. Allora, Elena, c'è crisi non soltanto nel cinema, ma in tutto il mondo dello spettacolo. Sì. Allora, tu sei preoccupata, nel tuo futuro vedi più una prima serata o una prima piadineria? Che cosa hai in mente? Perché no, anche una piadina. Mia nonna è di Riccione, quindi le piadine le so fare. Hai già il know-how. No, nel senso, c'è la crisi, è vero, bisogna aspettare, attendere, bisogna essere pazienti. Non mi lamento, però ho fatto un quadro generale poche settimane fa sulla rivista Chi e non sto lavorando. Hai detto? Ho detto che non lavoro per colpa della crisi, secondo me.
Perché non ci sono soldi per, per fare altri programmi. Cosa vorresti fare? Lavorare con te. Parti da Valletta. La Valletta! Ma no, ma tu puoi fare molto di più della Valletta. Vabbè, però, ma in questo momento non ci sono programmi nuovi per aiutare una ragazza come me a far vedere che sa lavorare. Una ragazza con queste gambe, con questo cervello non lavora, è un paese terribile, questo terribile. Era, Matteo, tu hai anche detto che il cinema fa meno soldi del dei videogiochi. Era prevedibile, infatti, purtroppo, che questa edizione del festival non sarebbe stata esplosiva. Allora lasciate perdere il contesto economico, che purtroppo è delicatissimo, però vi faccio vedere una cosa. Allora, questo è uno degli ospiti dell'ultimo festival di Cannes, ecco, De Niro sul red carpet. Questo è uno degli ultimi ospiti di Venezia 2012. Ecco qua, Bardem. E adesso guardate chi era l'ospite nel tappeto rosso del Festival del Cinema. Ecco, no, forse è una foto di gruppo, vista ma non averlo riconosciuto. Vediamolo meglio, centriamo meglio questa persona nel red carpet. Adesso non so se Elena tu lo riconosci. Sembra di averlo visto al parco di Porta Venezia con un cane. È possibile, perché infatti quello là è Pietro Occhiuzzi, il montatore di G-Day. Che entri il montatore di G-Day, Pietro Occhiuzzi. Lei ti ha visto al parco con un cane? È può possibile. Darsi. Ma il cane era tuo o li rubi, scusa? Perché? Ogni tanto li rubo perché vedo che la gente li lascia un po' in giro, quindi... Certo, sono un uomo sensibile. Buon uomo, certo. Allora, vuoi dire bene come ti chiami, dove lavori? Pietro Occhiuzzi e lavoro qua dietro, quindi alla sala di montaggio di G-Day. E perché? Cosa ci facevi là? Ho presentato un film che era in concorso al Festival di Non eri cinema. Sul red carpet perché sei il montatore di G-Day? No. Okay. Ammazza, restano proprio tutti, eh. Beh, guarda, ti ringrazio. Quindi non hanno dato 15 giorni, continuerà a lavorare con noi? Certo. Benissimo, una grande notizia. Pietro Occhiuzzi rimarrà con noi nonostante le sue grandi prestazioni. Pietro Occhiuzzi in esclusiva per G-Day. Che esclusive che abbiamo. Allora... Però noi a G-Day... hai avuto paura che entrasse qualcun altro. Allora, noi a G-Day crediamo... Temevo Occhiuzzi più di chiunque altro. Lo so, Occhiuzzi era qua. Occhiuzzi è tornato subito al lavoro, se no mi moschiavano e gli leva il ticket restaurant. Allora, se non torna a lavorare. Al lavoro! Allora, noi a G-Day però crediamo ancora nel grande cinema, sosteniamo a nostro modo il Festival del Cinema di Roma e lo celebriamo degnamente. Ma in che modo vi starete chiedendo? Vi rispondo subito con il nostro consueto gioco Senti chi parla! Lasciare anche questa canzone. Dobbiamo posizionarci? Posizionatevi, credo la fine. Vai. Però non vale perché Anima lei è longa. Di un'altra razza, non si mette un cocker spaniel con un alano. Perché lì la leva è. Io sono anche alto, però. Ma tra l'altro. Ma questo tiene? Oddio, ma no, guarda, non era il caso di provarlo giù. Senza chiesa, Santa Maria. No, è schiavone engineering, qua è tutto polistirolo. Comunque sì, io avrei chiesto tiene, sì, e poi mi sarei appesa. Lei si è appesa e poi ha chiesto tiene, sì, tiene. Come siamo diverse, Elena, e non si capiva solo da quello. Allora, vi farò ascoltare dei brani di film famosi. Allora, degli stralci, diciamo, di battute. Voi dovete indovinare da quale pellicola si tratti. Allora, prima ascoltate tutto il brano, giusto? Lo devono ascoltare. Soltanto alla fine, quando dico via, correte verso la campanella e la suonate. Non siccome lei ha i tacchi e donna può partire prima della fine, non si dice niente. No, lei con quelle gambe, tra l'altro, fa due passi e arriva. Appunto. Quindi, comunque, secondo me, il primo indizio. Si possono dare le gomitate? No. Sì, si possono, a lui sì. Devo leggerlo, benissimo, c'eravamo proprio, è bastato uno sguardo per capirci. Partiamo con primo audio, c'è scritto qua primo audio, lo sapete? Quando una ragazza che fa questo mestiere ha scritto primo audio, si aspetta che parta l'audio. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Via! Rutger Hauer, Blade Runner. Allora, di un'antipatia, Matteo Bordone è l'unica che è rara. Ma Elena, tu non hai corso perché non lo sapevi?
No, amore, ma lui era nato quando c'era questo film. Io forse benissimo, no. Dai pure del vecchio capito, al tuo vecchio concorrente. Perché ho fatto un punto. Perché hai fatto un punto. Matteo, sei competitivo come un ottenne. Comunque, sì, andiamo, cioè, allora, vince, se volete, vince faccio qualcosa, perché sente, lo vedo così agitato. Non vince, guarda, hai visto. Non sono anni che vengo qua, non vinco niente. Lo faccio per lo spirito. Vai. Oddio, che fatica. Andiamo col secondo audio. Ti ricorda di me? No, mi scusi. Io sono stata qui ieri, mi ha detto di andarmi. Oh, lavorato a centrale? Sì. Ho detto via, bello, Elena, torna dove eri. Bello, enorme. Via, Elena! Sì, spaccaci, props. Harry, ti presento Sally. Tutto questo casino per sbagliare! Ho fatto di tutto per agevolarti! L'ho buttata lì, ci ho provato. Amore, no. Torna al tuo posto. Era una storia, una commedia romantica che piace molto alle donne, in cui si vedono molti... Era Pretty Woman. Quindi siamo 1-0. Allora, andiamo col terzo film. Un film un po' difficile, una pellicola che è entrata nella storia del cinema. Un classico del cinema d'autore con dialoghi poetici, frutto di una sceneggiatura che è stata firmata da un grande uomo di cinema, ma con una X. Sentiamo una di queste battute da Oscar. La cameriera, arriva sta pizza! Camarescia, io ho detto una pizza da bordata. Via. Ma il titolo del film... Ma era Zezé quello che fa. Era Bombole in un film con Thomas Millian, ma il titolo, mi spiace. Allora, purtroppo non posso dare la vita. Omicidio in Formula 1. No, era Bombolo in squadra antifurto. E allora tornate indietro perché invece decidiamo. Dopo Bombolo passiamo a un'altra star della comicità italiana, un'attrice di spessore internazionale che molti soprannominerebbero Bombole, una donna che prima o poi riceverà un Oscar, ma sulla nuca, sentiamo. Gira la trottola che gira, la trottola... Ma non ho detto via! Via! Questa è Martina Stella in Commedia Sexy. No, Elena Santarelli, ho sbagliato. Ma incredibile, comunque sì, era il suo film. Cioè, ha sbagliato a nominare... Prego. Beh, l'ha fatto ieri sera. Portate del potassio alla Santarelli. Ma stava parlando, nominando se stessa, ha nominato sì, io no, adesso le chiederò se ha sbagliato volontariamente o no. Hai sbagliato? No, volontariamente. Volontariamente, scusa. No, perché ti davo una risposta esatta, poi magari... Pensavamo che ti avessimo voluto violarti. Verbi a caso. Nella notte qua di G-Day, pensavamo che... Allora, per la terza notizia parlevamo... Sì. Oh, parliamo... Cioè, io avrei tanto voluto vedere queste telefonate, la cosa più scandalosa fatta al cinema, ma vedo che, niente, il mio autore sta facendo il madonnaro per terra, quindi niente telefonate. Parliamo della terza notizia, economia reale nel senso di sangue blu, 2012, Pippa Middleton, nessuno compra il suo libro, che vero peccato, veramente. Tutti pazzi per il suo lotto B, ma nessuno compra il suo libro. Un vero flop per Pippa Middleton, il suo manuale su come organizzare il party perfetto, Celebrate, vende appena 2000 copie in poco più di una settimana, beh ti sta. Eppure il libro di Kate, di Pippa, sulle feste potrebbe essere di una qualche utilità, perché non tutti sono a loro agio magari nei party mondani, e anche la differenza di circostanze che vedono i festeggiamenti dei miei ospiti lo dimostrano. Allora, queste sono le feste che frequenta Elena Santarelli, questo per farvi capire che è una donna glamour che sa come comportarsi e anche sotto quale luce porsi, e queste invece sono le feste che frequenta Matteo Bordone, ecco. Una tristezza. A volte sì. Ma il nerd non va guardato, cioè non va, il valore del nerd non si giudica dai pantaloncini. E invece, guarda, lo dici proprio quando c'è lei presente in pantaloncini. E invece il valore di Elena anche dai pantaloncini. Anche dai pantaloncini. Allora, però le feste non servono soltanto a broccolare, no. Se sarebbe così, fosse tutto al contrario. Allora, smettila. Però servono anche a trovare lavoro, perché alle feste può capitare a volte di fare degli incontri che possono farti svoltare la vita. Allora, Elena, fammi vedere come ti avvicineresti a un paio di invitati prestigiosi, di capitasse, visto che è un momento di crisi lavorativa, magari trovi uno e gli dici la frase giusta, che
può aprire nuovi spiragli, senza compromissioni, chiaramente. Certo. Allora, il primo è questo: potresti incontrare Pier Silvio a una festa qua a Milano, il vicepresidente di Mediaset. Cosa gli diresti per essere notata da lui a una festa? Sicuramente lo conosci poi. Non ho mai conosciuto di persona, però conosco Silvia Toffanini, la sua compagna, una mia amica, quindi non vorrei offenderla in alcun modo. Comunque mi attaccherei. Perché ti darei a offenderlo subito? No, non ti darei. No, offendere nel senso di dire, guarda, un bell'uomo Pier Silvio. Cioè, no, Pier Silvio è un bell'uomo, poi è scolpito nel legno massello, sembra fatto, cioè, ha dei muscoli. Cioè, è un uomo che ha lavorato duramente sul proprio corpo. Vuoi dire qualcosa su Pier Silvio? Mi attaccherei al quadricipite e gli direi, ti prego Silvio, fammi lavorare. A meno male che non volevi offendere Silvia. Secondo me... Secondo me se al quadricipite, se gli dici io comunque la scheda di Mediaset Premium ce l'ho, si commuove ed è tuo per sempre. Bravo, che saranno sette. Ma diglielo comunque attaccata al quadricipite. Diglielo attaccata al quadricipite. Allora, andiamo a un altro eventuale incontro qua a Milano. Potrebbe essere un altro re dei media. Questa è Murdoch, proprio super capo di Sky Galattico. Che gli diresti per farti notare? Hi, I'm Elena Santarelli, I'm a TV Italian showgirl. Unfortunately, now I'm not working in Italy, maybe. But if you want, I can work in your country. Ma perché quel dito così? Perché è tipico delle Miss Italia, no? Un po' così. Ho capito. Allora, Rupert. Vediamo se magari ti dà... Hanno questi canali tematici. Sì. Ci sono give programmi... Me chance. Give me a chance. Così, Elena ha vinto la gara del DNA, l'ha già vinta quella, per cui voleva esibirlo. Benissimo, questa è una battuta che le non gambe, ho capito. Le gambe, le fa il DNA, non le fa lo stile. Benissimo. Io anche se sono stata da Miss voglio fare così, è giunto il momento di scegliere quale di queste tre notizie consegneremo serenamente ai nostri nipoti e pronipoti come la notizia del 14 novembre 2012. Elenuccia, te la scelta, l'onore di eliminare la prima notizia. Quale di queste tre notizie non vuoi tenere come simbolo di questa giornata? Esponenti di B, soldi del partito giocati al video poker. Bravo, perché sono notizie tristi che sarebbe bene non leggere. Matteo, scegli l'altra da buttare via. Siccome il Festival del Cinema di Roma per me è un capriccio di Veltroni, va chiuso, tiro via Pippa Middleton, tanto chi se ne frega, e rimane il Festival del Cinema di Roma che non funziona. Che carino che sei. Hai visto? Siamo vicini al cinema in questo modo, grazie Matteo. Allora, la notizia che rimarrà purtroppo è quindi questa della crisi del Festival del Cinema di Roma. E allora sanciamo il fatto che questa sia la notizia del giorno. Sanciamo, non si dice? Si dice, fa ridere però. Sanciamo. Sottolineiamo? No, si dice, è giusto. Ufficializziamo. L'italiano è buffo. Voglio molto sancire questa cosa e la sancisco con voi, amici da casa, grazie a un pedone che ha raccontato per noi la notizia del giorno nel nostro TG 7 secondi. Eccolo qua, sanciamolo. Aria di crisi, quest'anno hanno aperto il Festival del Cinema a Roma e appunto... Niente, 7 secondi, sono 7 secondi. Lo sapeva anche lui, è chiaro. Sì. C'è poco da fare. Allora adesso scopriamo se questa giornata resterà indimenticabile anche per il concorrente del nostro quiz, che entri Giovanni Soru per giocare al nostro Cancella il Debito. Ciao. Aia! Oh, ciao Giovanni, grazie Ale. Allora Giovanni hai quelle strette di mano perché tu hai letto che se uno la stringe molle è il simbolo di poca personalità, ma quando uno la stringe forte fa male. Quindi stringetela con moderazione. Giovanni Soru deve essere di New Jersey, ha 35 anni. Ma davvero? Portati benissimo. Vive a Milano, è giornalista, fumettista, freelance. Chi è il tuo personaggio più disegnato da te? Più... No, non hanno nomi. Ah sì, no, alcuni hanno nomi, ma le cose più belle sono quelle del calendario. Ho inventato un calendario con 12 personaggi inventati da me. È uno sono che più... si chiama? No, uno che si chiama? Dunque, Mesella. Mesella era per la rubrica di un giornale dove mese per mese si davano gli eventi più importanti. Bellissimo. Allora, ha la più grande collezione di cartoni animati d'Italia, paura dei matti, e capisco perché. Qual è il debito? Una rata condominiale di 299 euro. Quindi ha ragione Elena, che il condominio la fa da padrona. 259 euro. 299 euro per il condominio.
condominio ti viene benissimo. Sembra una spugnetta del bagno, ma è un condominio. No, però c'è un albero. No, veramente. Veramente sembra. Sembra un materasso o un cucciolone, quelle che erano le battute orride disegnate sopra prima di mangiarlo. Soru Pietro, Giovanni, Soru Giovanni, porta i tuoi 35 splendidi anni dietro quel balcone, proviamo a indovinare. Ma tu sei sicuro che hai 35 anni? No, allora, non ne ho 35. Basta, poverino. Ma scusa, se ha mentito sulla sua età, tu menti sulla tua età? Assolutamente, farò 32 anni il prossimo agosto. Allora. È rimasta male lei adesso. Vedi? Pensa, hai soltanto 3 anni meno di quest'uomo. Primo indizio per te, caro Pietro. Quell'anno può rientrare in patria Emanuele Filiberto, un nobile che più di reali si è occupato di reality. Nella foto vediamo il principe accolto alla frontiera da Pupo, l'unico in Italia che ancora lo chiama Altezza. Allora, secondo indizio per te, caro Soru. Soru, che è Soru, come alle medie, per cognome. Nel mondo musicale esplode il fenomeno Shakira. La pop star usa la voce come un usignolo e il bacino come un frullatore. La cantante colombiana riceverà 2 dischi d'oro, 4 di platino e in omaggio un comodo portatovaglioli d'argento. Riascoltiamo il suo più grande successo. Soru, vado a leggerti il terzo indizio. Il 5 maggio di quell'anno gli interisti vivono il momento più drammatico, secondo soltanto all'acquisto di Christian Vieri. L'Inter perde all'ultima giornata lo scudetto, cedendolo alla... Seguo il calcio. Juve, a Mesella, alla Juventus. Riviviamo quei momenti attraverso le spesse lenti di 2 super tifosi nero-azzurri, Enrico Mentana e Gad Lerner. Prego. 45esimo, grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, sputato un po'. Ricordiamo che prima di quell'episodio Mentana e Lerner avevano copresenziato solo ad un altro evento, il varo del Titanic. Allora, Elena, all'epoca avevi interesse più già solo per il calcio, già per i calciatori? Ma calciatori, questo plurale non ci sta proprio bene. No, nel senso di prima di aver scelto l'uomo della tua vita. Certo. No, Bernardo ancora, secondo me non era ancora... Bernardo non c'era nella sua vita. Loro sono fidanzati più o meno da 7 anni. Sì. Non sapevo neanche questo. Tu non sai niente, guarda, questa è la cosa che io temo, che non so se ti potrà mai aiutare a indovinare l'anno, però andiamo avanti con gli indizi, magari una luce si accende. Nel cinema si afferma un film in cui una ragazza indiana si innamora platonicamente del calciatore più sexy del mondo. Ovviamente non stiamo parlando del film horror Sognando Gattuso, ma della commedia sexy Sognando Beckham. Dopo essersi smarcato dal pressing asfissiante della moglie Victoria, David Beckham stasera è qui. Sembra Nino D'Angelo a Capodanno, sembra. No, ma che parrucche di ama questi ragazzi! Becca, mi ha fatto l'occhiolino, cosa vuoi? Hai fatto l'occhiolino alla mia ospite? Ti tira una testata? No, te la tira suo fidanzato. Ecco, lei con i calciatori è già a posto. Ritirati. Allora, andiamo con l'ultimo, col quinto indizio. Una delle case automobilistiche italiane, fondata a Torino da una famiglia con un nome di Giovanni Ovini. Giovanni Ovini. Si era un... Non so neanche questa. Non sa niente. Dai, la so io. L'ho capita io. A lei, guarda. Allora, una famiglia di giovani ovini di cui non possiamo
possiamo fare il nome, lancia uno spot famosissimo per risparmiare sui costi. La pubblicità fu girata a Lingotto e montata in... 16 mm. Polonia, volevo dire. Rimediamo. Però hai visto la prontezza, eh? Lo sai, Matteo, che sei qui per noi. Rivediamo lo spot rigirato mentre Soru pensa ancora a Mesella. Cosa? Che cosa? È un'ora che ti aspetto! Non è possibile! Tu non sei al lavoro! Ma come non vieni? Ah, sì? E io sai cosa ti dico? Che adesso io esco e vado col primo che incontro! Buonasera. Il successo dello spot fu dovuto senza dubbio alla geniale idea. Niente, Soru sembra che sta qua a guardare un film. Sei il protagonista, sei il concorrente del quiz. Ok. Soru, ci siamo? Tieniti. Ma perché rispondi ya che sei di Carbonia? No, di dove sei originario? Visto origini tuo... sarde, emanato giù in Bassa Italia. Emanato, l'hanno emanato esatto, lui. Io sono fatto. Allora, riepilogo veloce degli indizi che tanto cosa servono, sa. I Savoia rientrano in Italia, esplode il fenomeno Shakira. Il 5 maggio di quell'anno l'Inter perde lo scudetto all'ultima giornata. Al cinema esce Sognando Beckham. In TV impazza il Buonasera dello spot. Tre anni per te, Stappa e Penarello. 2002, 1998, 2004. Devi scrivere la data. Posso. Porca miseria, 2002, 1998, 2004. Vai, scrivi. Tra pochi secondi ti mena, io la conosco. Vai. 2004 ha scritto, non c'era neanche, no, c'era 2004, giralo, fallo vedere, e l'anno giusto era precisamente il 2002, mi dispiace, Soru.